Pensate un po', oggi è domenica, domenica sera e mi è arrivato questo pacchetto. Sicuramente l'avrete capito dal titolo di che cosa sto parlando, ma andiamo ad aprirlo insieme. Questa scatola è davvero gigantesca, ma sento già che il pacchettino dentro è molto più piccolo. Distruggiamo. Eccolo qui, stavolta non ho perso tempo. Comunque avevo ragione, scatola a dimensioni davvero gigantesche e l'airtag molto minimal. Non vedo l'ora di provarlo con il mio iPhone. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gianne e oggi vi porto unboxing, prima configurazione, primo avvio e recensione degli AirTag di Apple. Oggi setup un pelo più improvvisato, un pelo più veloce, appunto perché è importante dare questa recensione adesso che questo prodotto è nuovo, altrimenti tra un mese e mezzo non importerà più a nessuno. In questi casi la velocità è davvero molto importante. Ho fatto del mio meglio, ho ordinato subito il prodotto appena è stato possibile e mi è arrivato ieri. Prima di iniziare e vedere insieme questo prodotto, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Lasciate anche un like se vi va, mi aiuta davvero tanto con l'algoritmo di YouTube e vi ringrazio davvero tanto. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito unboxing e prima configurazione insieme. Non ho mai utilizzato questo dispositivo, quindi per me è la prima volta. Lo apro insieme con voi e lo configuro con voi per la prima volta. Mai aperto, giuro, mai toccato, questo è un unboxing vero e proprio. Dopodiché andremo subito a fare il pairing con il mio iPhone e faremo tutto quanto in diretta. La prima attivazione, vediamo se è davvero così semplice da utilizzare come si dice. Iniziamo aprendo la scatola. Penso si apra da sopra, è incollata. Ok, fantastico, ho capito, dovevo tirare da dietro, qua dove c'era questa pellicolina per staccare la parte sopra della scatola. Finalmente ci siamo. Plastichina strappata, la mettiamo qui. E tiriamo fuori tutto quello che c'è all'interno. Ormai questa scatola è maciullata, l'ho distrutta come se non ci fosse un domani. Mettiamola qui e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Librettino, librettino, insomma, tanta carta. Dopodiché, l'oggetto del desiderio è questo qui, AirTag. Ancora non lo vediamo, tutta carta, ma dovrebbe essere qui dentro. Eccolo qui, già vediamo il logo. Ok, fantastico, al contrario. Eccolo qui. Il logo della mela morsicata. Visto da qui sembra davvero molto figo. Andiamo a tirarlo fuori. Eccolo qui, questa è la parte davanti, completamente bianca, e dietro appunto abbiamo il logo dell'Apple. Andiamo subito a rimuovere la pellicolina. Ok, questo retro super lucente con il logo dell'Apple è davvero una figata. Sopra l'AirTag c'era questa pellicolina che entrava all'interno, l'ho tirata e in questo modo la batteria entra in funzione e in questo modo adesso l'AirTag si è attivato e ha fatto un piccolo suono. Quindi in questo momento so che è attivo. Queste sono tutte le plastichine, le metto qua in alto insieme alla scatola distrutta e vediamolo anche da davanti. Assomiglia esattamente a un bottoncino. Questa è la dimensione del bollino rispetto alla mia mano e la mia mano non è molto grande, quindi forse per questo che sembra un po' più grande del previsto. Forse come metro di paragone è meglio il mio iPhone 12 Pro Max grosso e questo è il confronto. Guardando la differenza tra i due dispositivi, questo AirTag è davvero, davvero piccolo. Ragazzi, evento più unico che raro, leggo il manuale e vediamo come si fa a utilizzare questo AirTag. Il libretto dice di aggiornare l'ultima versione di iOS e di accendere il Bluetooth. Fatto. Dopodiché prendiamo l'AirTag, questa parte l'abbiamo già fatta, e passiamo allo step 3. Dice avvicinare l'AirTag all'iPhone e seguire le informazioni e le istruzioni sullo schermo. Quindi basta avvicinarlo. Chiudiamo tutta la carta e la mettiamo insieme all'altra carta. A questo punto, semplicemente tenendo l'AirTag vicino all'iPhone, ecco che abbiamo la possibilità di connetterlo. Bellissima questa animazione con l'AirTag, andiamo quindi a premere su Connetti. A questo punto ci viene chiesto di selezionare un nome per il nostro AirTag. Vediamo se c'è zaino o qualcosa del genere. Fantastico, c'è zaino. Premo su Continua. A questo punto mi chiede di registrare l'AirTag con il mio Apple ID. Questa è la mia mail e questo è il mio numero di telefono, quindi premo su Continua. Fantastico, viene configurato come zaino di Gian. Ha fatto un fantastico suono e mi ha localizzato. A questo punto quindi premo su Visualizza l'app dov'è. Fantastico, ce l'ho in mano e qui viene localizzato sull'app dov'è. Ovviamente viene fuori un simbolino diverso in base al nome che mettete all'inizio e sotto abbiamo il pallino di dove si trova in questo momento l'AirTag. All'interno dell'app sotto abbiamo due possibilità, possiamo farlo suonare. Sentiamo com'è il suono. Eccolo qui. Abbastanza potente, direi che si sente. A questo punto premo su Stop. Così il suono viene interrotto e proviamo la funzione trova. Questa funzione è davvero perfetta, se lo tengo vicino all'iPhone mi dice qui, dopodiché se lo sposto
Ora sto allungando la mano dietro la telecamera, mi dice 0,8 metri, quindi è davvero molto preciso. E più lo avvicino, l'iPhone vibra, e vedete che c'è anche questa strana animazione, e più lo avvicino, più diventa piccolo il cerchio intorno all'AirTag, ed ecco che smette di vibrare e mi dice che è qui. Questa cosa è davvero fantastica, soprattutto secondo me con un mazzo di chiavi, perché all'interno della casa con questo tipo di iPhone possiamo andare in giro a cercarlo e in 2 secondi lo troviamo. Sicuramente molto figo. Dopo questa troppo semplice prova ho fatto nascondere a mio padre l'AirTag in casa e dopodiché si è avviata una specie di caccia al tesoro. Io utilizzavo l'iPhone con la sua funzione che mi indica se andare a destra o a sinistra e sono riuscito di fatto a trovare l'AirTag in pochissimi secondi. Prima di continuare vorrei parlarvi di offertepertutti.it, un sito davvero fantastico che ci permette di risparmiare acquistando su Amazon. Come funziona? È davvero semplicissimo. Dobbiamo copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa ed incollarlo all'interno di offertepertutti.it. Premiamo poi su cerca ora e ci verrà aperta una nuova pagina con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Non ci resta quindi che selezionare l'offerta migliore, acquistare il prodotto e risparmiare qualcosa. È inoltre disponibile offertepertuttibot, un bot di Telegram che fa essenzialmente la stessa cosa. Basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa, inviarlo all'interno della chat del bot e premere poi sul link che ci manderà in risposta il bot e ci verrà aperta ancora una volta una nuova pagina con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che abbiamo cercato. Se acquisterete a partire da uno di questi due metodi, aiuterete il canale a crescere e per questo vi ringrazio in anticipo. Oltre alla funzione Fai suonare e trova, abbiamo la possibilità di attivare le notifiche, quindi attivare le notifiche quando troviamo questo AirTag, e sotto possiamo abilitare la modalità smarrito, che essenzialmente permette a chiunque abbia un iPhone di andare a recuperare i dati della persona che ha perso il dispositivo ed eventualmente restituirlo. Infine, sotto abbiamo la possibilità di rinominare il dispositivo oppure di rimuoverlo completamente dal nostro account. Se vogliamo, ad esempio, non lo so, darlo a un nostro parente o a un nostro amico e non vogliamo più averlo associato al nostro account di iCloud. Devo dire davvero figo, davvero interessante. Come vedete già la finitura lucida si è sporcata con tutte le mie ditate, però vabbè, questo è inevitabile. Opinioni finali, è un prodotto davvero valido? Assolutamente sì. All'atto pratico mi aspettavo che avesse un pelo più di copertura. Sono riuscito effettivamente a vedere le indicazioni di destra e sinistra sull'iPhone soltanto quando ero a 5 metri dal dispositivo, non di più. E soprattutto più muri avete in casa, più sarà difficile per l'iPhone identificare questo dispositivo. All'inizio mi diceva il dispositivo c'è, il segnale è debole, però non riesco a darti le indicazioni, quindi cerca di trovare una posizione migliore. E quindi è una sorta di acqua a fuoco all'inizio, senza però delle indicazioni che ti dicono se ti stai avvicinando oppure no. Una volta che ci si trova invece a 5-6 metri dal dispositivo, abbiamo delle indicazioni precise di dove cercarlo, e questo è sicuramente molto comodo. Ricapitolando, quindi secondo me si poteva fare qualcosa di più sul raggio di azione di questo dispositivo, ma poco male, perché alla fine potevamo comunque farlo suonare e quindi avrei potuto utilizzare il mio udito anziché le indicazioni sull'iPhone per trovarlo, e quindi comunque è ottimo. Come detto prima, durante l'unboxing mi dispiace che questo dispositivo venga venduto così, nudo e crudo, senza nessun tipo di custodia oppure di laccetto con cui possiamo utilizzarlo, almeno nella sua versione più economica. Mi sarebbe davvero piaciuto avere una versione almeno economica di un laccetto, anche in silicone sarebbe andato benissimo, con cui utilizzare questo AirTag. Non ci si può neanche attaccare un altro tipo di cortino, dobbiamo per forza comprare un laccetto che ci va intorno, perché di fatto è tutto pieno, non possiamo attaccarci niente. Questo vuol dire che dobbiamo spendere altri soldi e comprare un altro accessorio Apple. Per fortuna io non sono uno che perde particolarmente le cose, quindi lo utilizzerei col mio portachiavi, appunto però ho bisogno di un modo per attaccare questo affare al mio mazzo di chiavi, e quindi dovrò comprare un laccetto. In sostanza, opinione finale, mi piace questo dispositivo? Assolutamente sì, ve lo consiglio anche. Costa 30 euro, non è tanto, si integra perfettamente con l'ecosistema Apple, quindi se già avete un iPhone, un Mac o un iPad, vi troverete davvero bene. Unica pecca, dovete comprare i laccetti a parte. Ma questo, ragazzi, è il mondo Apple. Se avete seguito questo primo sguardo agli AirTag fino a questo punto, vuol dire che avete visto il video fino alla fine e vi ringrazio davvero tanto. Ve l'ho già chiesto ad inizio video, ma se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi e lasciate un like per supportare il canale. Inoltre, all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram, Instagram e adesso anche Twitch. Mi raccomando, seguitemi. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!